Hai scelto di fare video su internet? Bene, beccati gli insulti. Sembri una prostituta. Con tutti quei ritocchini e il botox che ti sei fatta in tutta la faccia, sembri una vecchia sessantenne. Sei falsa, venduta e non mi iscriverò mai al tuo canale. La tua voce è odiosa. Non capisco come faccia la gente a seguirti, fai schifo. Sei la vergogna del genere umano, sicuramente di quello femminile. Che oca sclerata, vergognati. Sei un pessimo esempio per le ragazzine. Se avessi una figlia non le permetterei mai di seguire il tuo canale, ti devi vergognare. Pensa a fare figli invece che a comprarti le borse costose. Parati. Stai con tuo marito solo per i soldi. Spero che tu muoia, così la smetti di fare questi stupidi video. Sei la Valeria Marini di YouTube e non è un complimento. Sei la più odiosa su YouTube Italia. Non sai nemmeno parlare, ma sei italiana? Prima di filmare questi stupidi video, vai a fare un corso di dizione. Spero che tu non abbia mai dei figli, non sapresti crescerli. Di sicuro il tuo libro non l'hai scritto tu, non sai nemmeno parlare. Con tutti i soldi che hai rimani brutta e stupida. Spero che ti rubino di nuovo la videocamera, così la smetti di filmare. Ma sparati. La classe non si compra, purtroppo per te. Certo che ti sei innamorata di tuo marito perché è ricco, ma quanto sei falsa. Ti sei rovinata il viso con tutti questi ritocchini. Invece di comprarti borse e scarpe, spendi i soldi che hai per comprarti un cervello nuovo, ne hai proprio bisogno. Visto che mostri tutte le cose che hai su internet, te lo meriti proprio di avere i ladri in casa. Poi non venire a lamentarti, cara Nicole, puoi pure comprarti tutte le borse e le scarpe del mondo, ma la classe non ha prezzo. Già prima non eri un fiore, ma ora con quelle labbra sembri la brutta copia di Valeria Marini. Ciao ragazze, ciao ragazzi, questo è un video, forse il video più serio che io abbia mai fatto finora, ed è un video che avrei voluto fare da tanto 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 tempo, ma non mi sono mai sentita troppo tranquilla a filmare un video del genere, perché ho sempre avuto paura un po' delle ripercussioni. Voglio un po' raccontarvi, allora, tra l'altro questi che avete visto ad inizio video, che avete sentito, è soltanto forse lo 0,000001% di tutti gli insulti, le cattiverie che io mi sono sentita dire da quando sono su YouTube. Credetemi che è solo una piccolissima percentuale. Purtroppo internet ti rende molto esposto alle cattiverie gratuite e al bullismo, cyberbullismo, gli hanno dato un nome, ormai si chiama cyberbullismo, quando io ho iniziato a fare video non aveva un nome, erano semplicemente cattiverie. Adesso ci si sta rendendo conto della pericolosità di questo tipo di comportamento, perché come ben sapete, ed è successo in America ma non soltanto, diversi ragazzi, ragazze si sono tolti la vita per quello che la gente diceva loro o su di loro su internet. Logicamente io non voglio equipararmi a questi ragazzi e queste ragazze che si sono tolti la vita, perché naturalmente io sono molto più grande e sono in grado di incassare le cattiverie e evidentemente molto più facilmente. Oltretutto alcuni di questi ragazzi hanno avuto delle situazioni molto spiacevoli che loro malgrado li hanno portati a compiere questo atto. Sono davvero tante le storie, io adesso ovviamente non voglio inoltrarmi troppo perché non voglio, appunto, non mi sento di parlare di altre persone, però diciamo che abbiamo iniziato a renderci conto di quanto possano essere gravi le parole, le cattiverie, le offese, gli insulti detti su internet dopo appunto questi episodi. Quando ho iniziato io su YouTube non credo esistessero già questi episodi, e se esistevano erano delle cose di cui non si parlava. Posso ovviamente in questo video soltanto raccontarvi la mia esperienza, appunto non voglio parlare di altre persone, anche se, e lo ripeto e lo sottolineo, sicuramente la mia esperienza non è tra le più gravi, grazie al cielo, io ovviamente sono ancora qui, ma non ho mai parlato di queste cose nel mio canale, ed è invece una cosa che mi ha fatto sempre stare molto male, specialmente quando ho aperto il canale.
Io sono sempre stata la persona che sono, molto frizzante, molto solare, ho sempre trattato voi che mi seguite come se foste un'amica, cioè io ho sempre parlato alla mia videocamera come se fosse un'amica, quindi forse non mi sono resa conto tante volte che invece avrei dovuto misurare le parole, perché su internet bisogna misurare tutto, perché tutto viene rigirato come una frittata, no? Non sono mai riuscita a capire perché le persone che a cui non stai simpatica, che a cui non piace il tuo contenuto, continuino a seguire il tuo canale. Questo è capitato a me. Da quando ho aperto il canale ci sono state sempre delle persone che hanno seguito il mio canale religiosamente, iscritte a tutti i miei social media, e che non appena vedono uscire un nuovo video, uscire una nuova foto, la prima cosa che fanno è commentare, aprire il video e commentare con insulti, con cattiverie. La cosa più brutta e forse più maligna di queste persone è che non ti dicono semplicemente, non ti scrivono semplicemente due o tre parolacce, capito? Perché lì dici, boh, questo non è normale, e blocchi. Queste persone ti scrivono degli insulti velati, delle cattiverie, ma senza cadere nella parolaccia. Questo secondo me è molto molto peggio. Cercano di mettere di mezzo te, la tua famiglia, il tuo fidanzato, i tuoi, cioè persino i miei gatti. Io mi sono sentita dire di tutto. Quando ho aperto il canale, dopo pochi mesi, non so se era passato nemmeno, no, sicuramente non era passato nemmeno un anno, addirittura c'è stata una persona, io penso una ragazza, una donna, non lo so, molto spesso si pensa siano le ragazzine che aprono le pagine hater, le pagine in cui si parla male degli altri, invece molto spesso sono persone anche della mia età, questo mi sono resa conto con il tempo, pensavo che fossero le ragazzine a fare queste cose, invece non è così, molto spesso sono persone adulte, oltre i 30 anni. Appunto, vi dicevo, quando ho aperto il canale, dopo pochi mesi, c'è stata una persona che ha aperto una pagina su Facebook, all'epoca andava un sacco Facebook, scusatemi se sono poco presentabile, ma ho appena guidato per 4 ore e pensandoci volevo assolutamente filmare questo video, quindi il mio trucco e la mia pettinatura non sono freschissimi. E questa persona ha aperto una pagina su Facebook, mi ricordo, semplicemente per parlare male di me. Mi ricordo che avevo fatto degli swatch di rossetti sul mio braccio, all'epoca io non sapevo che tutte facevano gli swatch all'interno del braccio, io li avevo fatti all'esterno, quindi si vedevano tipo i peletti biondi, e mi ricordo gli insulti che mi ha scritto perché ci sono i peli, neanche che avessi chissà che peli, però sì, perché ci sono i peli nella foto, insultare me, il mio fidanzato, la mia vita. Ne ho lette davvero di ogni. Dopodiché questa pagina è stata chiusa e ne hanno aperta subito un'altra, e mi ricordo che non appena Facebook, perché evidentemente molte persone segnalavano questa pagina, questa persona, non lo so come, però questa pagina continuava a chiudere e poi continuava a essere riaperta. Addirittura sono andati a cercare le mie foto di quando ero a scuola su internet, cioè era tipo mezza stalker, mezza hater, e per me è stato molto molto duro, perché uno, quando ho aperto il canale non mi rendevo conto che questa sarebbe potuta essere un'opzione, purtroppo, e poi mi sono beccata una bella botta, nel senso che ci sono sbattuta contro, come se un camion mi avesse investito a 130 all'ora, cioè mi sono resa conto di botto, è stato molto difficile perché io cercavo di ignorare questa pagina, ma costantemente i miei follower, anche soprattutto in buona fede per avvisarmi, continuavano comunque a dirmi guarda che questa persona dice questo, guarda che questa persona dice quello, e io cercavo di non focalizzarmi più su quelle pagine, su quelle cattiverie, su quelle persone, ma i miei stessi follower sotto i miei video continuavano a ricordarmelo, appunto, ripeto, in buona fede, però per me era molto difficile. Non appena questa persona veniva segnalata, o la pagina, non lo so, e la pagina veniva chiusa da Facebook, 2 ore dopo ce n'era un'altra. Mi ricordo che all'epoca su YouTube era molto più semplice creare dei nuovi account, quindi non appena la bloccavo ritornava, non appena la bloccavo ritornava, a un certo punto non la bloccavo nemmeno più perché non aveva nemmeno scopo. Dopodiché, secondo me è durato più di un anno, è stato un inferno, e questo vi dico nel 2010,
sì, nel 2010 è andato avanti, però fino al 2011. Poi c'erano altre persone che si trovavano su questa pagina e parlavano solo male di me, e io non riuscivo a capacitarmi, perché comunque erano persone che non mi conoscono, non mi hanno mai visto, non mi conoscono come persona. Quindi se io vedo un video su YouTube o in qualsiasi altro social di una persona che non mi sta simpatica, cosa faccio? Chiudo e vado a farmi gli affari miei o guardo un video che mi piace. Invece no, queste persone si fissano, e io sto parlando ovviamente di persone che non mi conoscono. Molto spesso il cyberbullismo nasce anche, arriva anche da persone che ti conoscono anche nella vita reale. Non è il mio caso, ovviamente io facendo video su YouTube ci sono un sacco di persone che non mi conoscono, che mi seguono, e non mi sono mai spiegata il perché di ciò, perché anche a me a pelle non piacciono determinate persone sui social, ma semplicemente non le seguo. Credo anche di aver risposto una volta, ma perché semplicemente non clicchi la X e non mi segui se non ti piaccio, e mi lasci con le persone a cui piaccio semplicemente? E mi ricordo che questa persona mi aveva risposto: ma tu sei su internet, quindi devi aspettarti questo genere di cose. E io qui non sono mai stata d'accordo, perché certo che ci si può parlare, scambiare opinioni, a volte ti arriva anche una critica costruttiva da una persona che magari ti segue, ti vuole bene, ti piacciono i tuoi video e vorrebbe insomma magari che tu migliorassi qualche cosina. Però non sono d'accordo con questo fatto: sei su internet, quindi devi aspettarti di tutto. Ma io esco anche di casa, ma questo non vuol dire che mi si possa fare niente di male. E così, se io metto la mia faccia su internet, questo non vuol dire che le cattiverie o le offese, gli insulti velati siano poi giustificabili. Mi è capitata una storia tempo fa, questo ovviamente non ha a che vedere con il cyberbullismo, qui ero ad Amsterdam, credo fosse il 2013. Mi è capitato che c'era una persona su internet che si spacciava per me, contattava le aziende con cui... No, non erano aziende con cui io lavoravo, contattava aziende di vestiti e make-up e prometteva video, foto in cambio di prodotti. Io sono stata contattata da queste aziende, alcune si aspettavano davvero che io creassi poi contenuti per loro, mentre io non sapevo neanche chi fossero della serie, e altri invece semplicemente mi avvisavano. Io ovviamente avevo l'indirizzo, nome e cognome di questa persona, perché dando i suoi dati, cioè aspettandosi di ricevere prodotti, questa persona dava a tutte queste aziende nome, numero di telefono, indirizzo, appunto nome e cognome. Io con questi dati sono andata dalla polizia, e qui mi sto ricollegando al discorso di cyberbullismo. Perché? Perché so che la polizia, io in questo caso sto parlando della polizia di Amsterdam olandese, però purtroppo credo sia lo stesso anche in Italia. Io sono andata lì, gli ho dato tutti questi dati, ho detto: guardate, cioè datemi una mano, non so più cosa fare, questa cosa andava avanti da mesi, le aziende mi scrivono, io non so, cioè questa persona si spaccia per me, addirittura mandava tipo la mia foto, i link ai miei video, la follia. E loro mi hanno risposto: beh, ma noi non possiamo fare niente, è una cosa su internet. E da quanto ho sentito, anche molto molto nei vari casi di cyberbullismo, anche molto gravi, molto più gravi del mio, mi sono resa conto che le forze di polizia o la polizia postale qui in Italia, o comunque le forze dell'ordine, non ti aiutano, tendono sempre a tenere sotto gamba, cioè a screditare il fatto: beh, ma comunque è su internet, quindi insomma chiudi il computer. No, non è proprio così. Se una cosa è su internet, è molto peggio che nella vita reale per certi versi, perché può raggiungere talmente tante persone in un limitato arco di tempo, che questo ti fa davvero preoccupare. Io mi ricordo che questa pagina ha raggiunto le migliaia di visualizzazioni, di commenti in pochissimo tempo, perché logicamente internet è raggiungibile da tutti, e quindi la cosa spaventa molto molto di più.
però mi rendo conto che, e anche nel mio caso, ovviamente quel caso non è stato un caso di cyberbullismo, non so, devo dire la verità, come si sarebbero comportati se fosse stato un caso di cyberbullismo. Quando mi succedeva, quando è successo il fatto di quelle pagine eccetera, io non sono andata alla polizia, non sono andata dalla polizia, però non credo che le istituzioni aiutino quanto dovrebbero, non credo che si rendano conto, le istituzioni, le forze di polizia, le forze dell'ordine, qui c'è Denver, non credo si rendano conto della gravità della situazione, fino a quando poi non succede che appunto qualche ragazzo, qualche ragazza per disperazione si toglie la vita, scusate. Ci sono sempre state delle pagine, da quando mi è successo quella volta con questa persona, credo che poi questa persona abbia smesso di creare questo tipo di pagine, ma ce n'è sempre stata un'altra ed un'altra ed un'altra, creano nomignoli insultandoti, insultano, io ho letto insulti alla mia casa, cioè al mio gusto nell'arredamento, al fatto che io mi sono sposata con Tomas soltanto perché lui ha i soldi e io altrimenti senza di lui non posso comprarmi le borse Chanel, come se io non avessi già avuto un sacco di borse molto prima di conoscere lui. Ho letto di tutto e di più sui miei genitori, sui miei gatti, su di me, sul fatto che si vede che io non ho classe perché altrimenti non ostenterei, perché io devo vergognarmi. E quando mi hanno derubato ed ho fatto il video e vi ho parlato di quella mia esperienza, mi hanno augurato che mi succeda di nuovo, mi hanno augurato che mi rubino di nuovo la videocamera così non posso più filmare. A volte quando vado da qualche parte leggo commenti che dicono: ah, io aspetterò di vederti, e non è in positivo. Purtroppo internet è anche questo, e se io sono sempre molto positiva è perché, lo ripeto sempre, ma il 99% delle persone che mi segue sono fantastici, sono la mia family. C'è sempre però quell'1% che si fa sentire, perché appunto hanno talmente un odio verso di te, e credetemi, non riesco a capire come sia possibile, perché sono persone che non ti conoscono nella vita reale. Quindi io non riesco a capire una persona che non ti conosce, ma che comunque guarda i miei video, in questo caso, no? Che comunque si vede i miei video, si guarda tutte le mie foto, per poi andare a perdere tempo nella sua vita. Evidentemente non hanno tante cose da fare, io non avrei neanche il tempo, né la voglia, né tantomeno il tempo. Hanno la voglia e il tempo di andare su altre pagine social a parlare male di come io arredo la mia casa, di come... scusatemi se è spenta la videocamera, di come arredo la mia casa, di come tratto mio marito, di come tratto i gatti, di come mi vesto, è perché ritocco le foto, o per le cose che mi compro, quasi come se le rubassi a loro, nel senso. E devo dire che soprattutto, ok, adesso forse riesco, perché sono su YouTube da talmente tanti anni che adesso mi sono resa conto che il prezzo da pagare per avere questo lavoro meraviglioso evidentemente è questo, nel senso che purtroppo c'è gente di questo tipo, e evidentemente sono sempre stata dell'idea che sia così facile nascondersi dietro lo schermo di un computer e sulla nostra tastiera nell'anonimato scrivere queste cose. Sono sempre convinta che queste persone poi nella vita non avrebbero mai e poi mai la decenza di venire da te e dirtele queste cose in faccia, appunto, uno, perché non ti conoscono, due, perché si rendono conto che non sono cose normali da dire, però dal vivo è una cosa, e ovviamente questi sono leoni soltanto dietro la tastiera. Ovviamente dietro un computer è molto molto più semplice. Da lì, vi dicevo, da quella volta, da quelle pagine, ci sono sempre state altre pagine che continuano a insultare, che continuano, però appunto, ed è proprio qui che ti rendi conto che queste persone non sono piccole d'età, perché non ti insultano con tre parolacce, ti insultano senza dire le parolacce, sono insulti molto velati, sono sempre molto attenti a non scrivere parolacce e a non eccedere nella loro cattiveria, perché poi sanno che le pagine vengono chiuse, quindi
cercano di essere quanto più cattive possibile, cercano di toccare nel privato, nella persona più che possono, però sempre stando attente a non, appunto, a non eccedere nella cattiveria, perché Facebook, Instagram e tutti i vari social cosa fanno? Rimuovono pagine, commenti, eccetera, soltanto nel momento in cui ci sono degli insulti. Non si rendono conto, purtroppo, che il cyberbullismo al 90% dei casi non è fatto di insulti semplici, parolaccia e boh, è fatto di cose molto più gravi, è fatto di stalking che va avanti per anni, è questo che ti butta giù. Non è tanto, se queste cose mi fossero successe per un giorno di qua, un giorno di là, non ci avrei nemmeno fatto caso. Il fatto è che continuano nel tempo e continuano e continuano e continuano, e tu sai che te le trovi sempre, 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 sempre nel mezzo, anche se cerchi di non pensarci. Ripeto, io sono una persona molto forte, non penserei mai di togliermi la vita per queste cose, rendiamoci conto, non sto dicendo questo, sono una persona estremamente forte, niente mi tange e niente mi tocca davvero. Però quello che voglio far capire è che se a me questo non dà fastidio, può invece essere molto grave per una ragazza giovane, o per, appunto, un ragazzo o una ragazza giovane. Quindi non sono cose da sottovalutare, ma soprattutto chi si mette a fare queste cose dovrebbe farsi un attimino un esame di coscienza e capire se è proprio questo che vogliono dalla vita, se è proprio questo, se è questo che li fa sentire meglio, gli dà soddisfazione. Evidentemente devono farsi qualche domanda, perché buttare giù gli altri se ti fa sentire meglio, qualche problema ce l'hai, no? So che per alcune ragazze su YouTube, su Instagram, su Twitter è molto peggio che per me, quindi appunto non voglio, però voglio con questo video cercare di creare un po' di importanza attorno a questo fenomeno, perché non è una cosa da sottovalutare. Ormai ho imparato a non dar peso a queste cose, non sto lì a controllare, a guardare che cosa viene detto, che cosa non viene detto. Grazie al cielo, appunto, io ho voi, la mia famiglia, io sono molto felice di quello che faccio, però c'è sempre questo lato oscuro. E chi inizia, chi decide di fare video, chi decide di esporsi sui social media, purtroppo deve tenere in considerazione anche questo. Voglio ricordare alle generazioni, alle nuove generazioni, ai ragazzi e alle ragazze più giovani che guardano questo video: state attenti, ricordatevi che su internet tutto quello che viene mostrato rimane per sempre sulla rete. Qualsiasi cosa voi diciate, voi facciate su internet, anche se siete in video call, anche se è solo una foto, non mandate foto che non vorreste fossero viste da tutti, non mandate video che non vorreste fossero visti da tutti, non mandate foto nude, non mandate foto in topless, non mandate, davvero. Purtroppo internet è pieno di persone positive, ma c'è anche quella percentuale di persone negative che, pur essendo piccola, può fare molto danno. Quindi anche su WhatsApp, sui social, state molto attenti a quello che condividete su internet in generale, anche, ripeto di nuovo, se si tratta di WhatsApp. Non fidatevi mai. Se volete far vedere una foto a una vostra amica, gliela fate vedere dal vivo, dal vostro cellulare, ok? Non spedite niente, niente, mai su internet, perché una volta che avete messo qualcosa su internet, rimane là per sempre. Questo è molto importante, state attenti, perché ho notato che comunque le nuove generazioni sono molto tecnologiche, quindi si mandano tutto via internet, va, va. Invece bisogna stare davvero molto, molto attenti su questo. Comunque, se vi capita di essere vittime di cyberbullismo, so come ci si sente, e così come lo so io, lo sanno tantissime altre persone, non dovete sentirvi soli, perché è una cosa che capita praticamente a tutti quelli che si espongono su internet, o quasi. Quindi sappiate che siete in una situazione così come tantissime, tantissime altre persone. Quello che aiuta, ho notato, è di
ignorare completamente, completamente, fate finta di non vedere, non bisogna rispondere, non bisogna appunto interagire con i bulli sulla rete. Molto spesso i bulli cercano, molto spesso i bulli sono aggressivi perché a loro piace poi vedere la vostra reazione, si sentono ancora più forti, quindi la cosa migliore è non reagire assolutamente, non date loro importanza perché non sono importanti davvero. Una cosa che è molto molto importante, numero uno, parlatene con i vostri genitori o con una persona adulta, fidatevi. So che vi sentite come se questa cosa venisse fuori perché siete voi che avete un problema, ma non è assolutamente così. Parlatene ai vostri genitori, a una zia, a un cugino, una cugina più grande, ma parlatene con un adulto, spiegategli come vi sentite, perché molto spesso mi viene detto nei messaggi che state passando una situazione simile, quindi è molto molto importante parlarne con un adulto, perché se vi sentite così male avete davvero bisogno, anche se anch'io a 13 anni, 14 anni mi sentivo grande, ma fidatevi che se ne parlate con un adulto vi sentirete miliardi di volte meglio, vi sentirete tanto tanto meglio. Una cosa, un'altra cosa molto importante secondo me è anche quella di salvare le prove, nel senso, se ci sono, se c'è un bullo, se siete vittime di cyberbullismo, quando vedete qualcosa, screenshot, salvatevi tutto quanto nel cellulare, tutto quanto, commenti, messaggi, email, qualsiasi cosa, salvate tutto. Se invece assistete a degli episodi di bullismo, cyberbullismo, la cosa più importante è non stare zitti, anche se non siete voi la vittima, non bisogna mai, mai, mai stare zitti e far finta di niente, perché anche solo stando vicino ad un bullo, sia nel mondo virtuale che nel mondo reale, gli dà forza. Quindi usate la vostra bocca per parlare e dire io non sono d'accordo. Non abbiate paura, perché se lo fanno tutti, il bullo di turno si sente completamente solo e si renderà conto dello sfigato che è, ok? Per me è stato molto difficile quando hanno aperto quelle pagine su Facebook, all'epoca mi ricordo quando ho iniziato a fare video, pensavo di avere io qualcosa di sbagliato, e mi ricordo che all'epoca avevo anche chiuso la pagina Facebook perché mi arrivavano costantemente insulti, parolacce, ma a volte c'erano anche parolacce, ma soprattutto erano insulti molto personali, quelli di cui vi dicevo prima, molto velati. Mi ricordo che volevo chiudere il canale, non volevo più fare video. Se non fosse stato che comunque ho sempre ricevuto anche tantissimi commenti positivi, avrei chiuso il canale, avrei chiuso tutto, perché per me è stata veramente dura. E posso dirvi un'altra cosa che non vi ho mai detto, ovviamente non farò mai nomi, ma il cyberbullismo, almeno all'epoca, a me era arrivato anche da altre ragazze che facevano video. Ok, la mia videocamera si è spenta di nuovo, non so a che punto. Io con questo video volevo dare importanza a questo, la mia batteria si sta scaricando quindi mi devo muovere, non so da quanto tempo sto parlando. Comunque con questo video volevo dare importanza a questo problema, perché molto spesso viene sottovalutato dalle persone, dalle forze dell'ordine, dai genitori. Se vostro figlio ha un problema del genere, non sottovalutate questo problema, perché ve lo dico, io ho iniziato a fare video a 24 anni e è stata davvero tanto tanto dura. Non posso immaginare come possa essere per una ragazza che invece ne ha 14. Tra l'altro il problema del cyberbullismo è proprio che è presente costantemente anche in casa tua, perché se almeno una volta i bulli a scuola, poi tornavi a casa e non ci pensavi più, e anche mi succedeva alle medie, quindi so che cosa significa, ma almeno quando andavo a casa il tutto finiva. Purtroppo il cyberbullismo continua anche quando sei a casa, in qualsiasi posto tu sia, è una cosa che non ti lascia mai in pace. Quindi spero che il messaggio che volevo mandare si sia capito. Scusatemi se sono stata così seria in questo video, ma è un argomento estremamente serio secondo me, e non so se viene data la giusta importanza a queste cose, perché ve lo dico, fa tanto tanto male, fa stare tanto tanto male. Non, anche oggi, dopo tutti questi anni che sono su YouTube, e ho 33 anni, quindi potete capire che non ci rimango più tanto male, comunque quando
vedo determinate cose mi prende di nuovo il mago nello stomaco e dico mamma mia, cioè ci rimango davvero tanto tanto male, perché sono una persona che non ha mai fatto male a nessuno e sono la prima a dire se non vi piacciono i miei video non seguitemi, non c'è problema, non devo piacere a tutti. Quindi non riesco davvero a capire chi ti segue per poi andare a sparare cattiverie, a sparare veleno. Comunque, ripeto, il mio problema non è sicuramente grave come tanti altri problemi di cyberbullismo. Questa è la mia esperienza da youtuber, da ragazza che a 24 anni ha iniziato a fare video. Mi sono sentita dire di tutto. Spero si sia capito quello che volevo dire in questo video. Scusatemi se è stato così serio, ma è un argomento a cui tengo molto e spero che venga riconosciuta come appunto per la gravità che ha questa cosa. E vi prometto che il prossimo video sarà molto più divertente, mia family. Questo video lo vedrete molto probabilmente venerdì, quindi noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Ma vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima. Abbraccio.